Grazie, buongiorno a tutti. A me fa piacere rivedervi perché abbiamo fatto questa esperienza molto lunga della candidatura e poi alla fine dell'iscrizione al registro. Ci hanno messo 5 anni, io sono partito da subito, era Chiara Zaloni e Giuliano Menegazzi, quelli che hanno cominciato nel 2015 questo percorso, sono arrivato nel 2017 e abbiamo cominciato a lavorare nel 2019, nel 2020, nel momento in cui la cosa è arrivata in fondo, è partita la pandemia e questa cosa ci ha un po' impedito di divulgare come volevamo al mondo agricolo, che è per noi il principale attore, perché la maggior parte del territorio è fatto di pascoli e quindi è chiaro che questo è per noi l'interlocutore principale. Ed è il motivo per cui, vista la malparata, nel senso che noi abbiamo presentato queste cose partendo dal territorio, volete che chiudo la porta? Forse meglio. Meglio. E così, beh, casomai mi avvisate, insomma, se non sentite bene, risolvo questa cosa. E dicevo che abbiamo cominciato a divulgare quello che stavamo facendo, che poi è finito nel dossier che è disponibile in rete. E siamo partiti da Velo, poi siamo scesi a Verona, all'Accademia, e poi siamo passati a Roma, all'Ente del Turismo. E questo eravamo, siamo arrivati a Roma 15 giorni prima della pandemia, cioè fine di febbraio. Allora abbiamo visto quello che stava succedendo, noi praticamente avevamo già consegnato tutto, eravamo in attesa della valutazione che poi è arrivata a settembre, e abbiamo scelto di prendere tutto questo materiale, di aggiungere altro materiale che stava arrivando come delle tesi di laurea e confezionare tutto in questo libro degli Alti Pascoli, di cui l'Associazione per la Tutela della Lessinia è l'editore, e che prima parlavo con qualcuno di voi perché spererei che riuscisse a fare il passaggio di rendere il libro in vendita online, perché ci permetterebbe di aprirlo a tutti. Sono, diciamo così, anche di passaggio, perché devo andare in Piemonte al convegno della Sozzoalpi, che è l'associazione che mette insieme tutti quelli che si occupano di malghe nell'arco alpino. Sono lì pronti, cioè è più di un anno che mi chiedono facci la recensione del libro, che lo divulghiamo, però per divulgare il libro bisogna che poi uno non debba venire da Torino a Bosco Chiesa Nuova a comprarlo, per cui quello è un passaggio che è abbastanza importante. Perché dico questo? Perché molte delle immagini che sono simili o identiche a quelle che avete visto prima di Chiara vengono proprio da questo lavoro, dove abbiamo coinvolto una quindicina di fotografi della zona, proprio per valorizzare anche in questo modo questo paesaggio e farlo conoscere. E l'altro modo con cui è stato fatto conoscere, che si attacca un po', si unisce un po' al ragionamento dove partiamo, è che in realtà alcune cose di cui io vi parlerò non sono originali. Alcune delle cose che io vi racconterò non sono inedite. Erano già uscite in uno studio di 30 anni prima, fatto da un altro gruppo di lavoro. E quindi per fare in modo che le cose, diciamo così, rimanessero nella storia, non si perdessero, il libro precedente è esaurito e quindi non c'era possibilità di ristamparlo, però siamo riusciti a recuperare una copia digitale che è dentro un DVD che è allegato al libro, per cui in realtà il libro ne ha due dentro, uno in fondo è quello del 91 e quello invece del 2021 è quello che racconta tutte queste esperienze. È stata fatta un'altra operazione nuova, diciamo così, oltre al fatto di avere un gruppo ovviamente più giovane, ma anche più completo come competenze per fare questo lavoro, è stata fatta un'altra cosa che vi ha coinvolto direttamente, perché si è scelto di raccogliere una serie di dati sulla gestione delle malghe e approfittando di questa occasione anche sulla visione delle malghe attraverso delle interviste che sono state fatte. Pensiamo a quasi la totalità dei malgari, sono 170 le interviste che state fatte, e proprio attraverso questi risultati che noi siamo riusciti a capire un po' meglio che cosa c'era, e dall'altra parte è da lì che si parte anche per mettere a posto le cose, ed è il motivo delle buone pratiche ruota intorno a questo, da una parte attraverso delle misure di investimento e dall'altra attraverso delle buone pratiche che devono proprio essere riattivate, perché si sono in 50 anni
mantenute non corrette, quindi sono diventate l'ordinario. L'ordinario è si è sempre fatto così, e quindi è molto difficile girare e andare nella parte opposta che invece i vostri vecchi facevano. Quindi questo è un po' il tema. Io approfitto di voi per diciamo così, raccontarvi queste cose partendo anche da questi risultati, in modo tale da rendervi consapevoli di che cosa è uscito, però nel libro tutto questo materiale c'è. L'operazione delle interviste ha avuto, diciamo così, un riflesso positivo e un riflesso un po' amaro. Quello positivo è la raccolta di dati omogenei da parte della gente che fisicamente sta sui pascoli. Il riflesso un po' amaro è che molti degli intervistati ci hanno detto è la prima volta che qualcuno viene a chiedere a noi cosa ne pensiamo del Malghe, del lavoro che noi facciamo e che visione abbiamo del futuro. Perché nell'operazione precedente evidentemente nessuno era andato a chiedere agli allevatori, cioè quelli che fisicamente mantenevano il paesaggio o lo modificavano, che cosa pensassero. Quindi probabilmente questo è anche uno dei motivi per cui in 30 anni non è cambiato molto. Cioè, c'è stato un libro, bene, molto interessante, però evidentemente se non si dialoga con chi c'ha in mano il volante è inutile fare grandi discorsi. Allora, non si parte perché hai solo la barra, va bene. Anche questo, un po' una volta. Allora, il pezzo dove noi ci occupiamo è del paesaggio in generale, quindi fatto da diversi componenti, è quella del paesaggio pascolivo perché è il più esteso ed è quello che caratterizza gli alti pascoli alessini, altrimenti avremmo dato un altro nome. Una delle cose di cui dovete essere consapevoli è che, a quanto io ho capito, non è che ce ne siano tante di queste cose nell'arco alpino, cioè posti dove si vedono 6.000 ettari di pascolo tutti insieme, sono divisi in diverse malghe, ma la vista che voi avete dal Corno d'Aquilio verso tutto il paesaggio o al contrario col Baldo che ha sempre le sue nuvolette sopra, è una cosa abbastanza particolare. Quindi è vero che ci sono degli elementi che non dipendono dal mondo agricolo, che in qualche modo l'hanno inciso, tra cui gli elettrodotti, il famoso triangolo della Tin, che non mi ricordo come lo chiamate, che c'è qui sul Passo Fittanze, però a parte queste cose, cioè la questione di San Giorgio e dei ripetitori che ovviamente hanno trovato collocazione in questi posti, c'è questo paesaggio molto aperto, che è diventata un'attrazione anche turistica, soprattutto nel momento in cui si è capito che il turismo invernale nelle Prealpi non aveva molto senso, per una questione di disponibilità di neve, e dall'altra parte perché non poteva entrare nella terza generazione degli impianti, cioè quella dei comprensori, perché solo con l'elicottero si può andare in altri punti da qua, a differenza di altri gruppi come Civette, eccetera, dove invece questa possibilità è realizzabile. Dico due cose sull'origine perché è il motivo per cui voi siete importanti, nel senso che tutti i pascoli, gli alti pascoli della Sinia sono un ambiente secondario, cioè ottenuto dall'eliminazione del bosco. Però c'è un problema, che la quota, il limite naturale del bosco in Sinia, o in generale nelle Prealpi Venete, è sui 1800 metri. Cioè vuol dire che originariamente tutta la Sinia era coperta dal bosco. E come sapete, sia in epoca preistorica, sia in epoca romana, soprattutto nel contributo, diciamo così, medievale, si è aperto ed è diventato quello che c'è adesso. Questo vuol dire che se non facciamo più nulla torna al bosco, non è che ci sono vie di mezzo, perché abbiamo questo limite. Quindi abbiamo un paesaggio rurale, che è un paesaggio antropico, e che ha il bosco che lo guarda. In generale, se non mi ricordo, è il Maggio Ciondolo, che a ogni primavera vi fa vedere che sta arrivando, e anche scendendo da qua sopra, attorno al, non mi ricordo bene il posto, insomma, dal bivio per Malgafanda, scendendo giù verso la sega di Ala, sono proprio tutti quanti lì che vi guardano. Invece questo è a segno rosso dalla parte opposta, per far vedere che da tutti e due i lati, Maggio Ciondoli, che qui si chiama Maggio Ciondolo, ma noi fiorisce un po' più a giugno, vi ricorda con le sue bellissime infiorescenze gialle che sta arrivando. E quindi è chiaro che se io voglio mantenere il paesaggio ho questa cosa da ricordarmi, cioè devo mantenere l'ambiente pascolino. E l'altra cosa che ci interessa, noi ovviamente non guardiamo la geologia nel senso stretto, ma la geologia dal nostro punto di vista, cioè di chi poi utilizza i pascoli, abbiamo una serie di cose importanti, come diceva prima Chiara, tra cui il fatto che molte di queste materiali lapidei sono in realtà delle lastre separate d'argilla e qualcuno le può togliere e portarsela a casa senza fare grande fatica. Che è uno dei motivi per cui le Alessine è anche un importante sito pastorale preistorico, perché
i ripari fatti con la pietra, a differenza di quelli fatti con legno, sono mantenuti anche dopo migliaia di anni. E questo è uno dei motivi per cui è anche riconosciuto questo tipo di paesaggio. C'è un libro apposta, sempre dedicato ai quaderni culturali, insomma, guidati da Ugo Sauro, che voi conoscete, su questo tema, se vi serve. Quello che a noi interessa è che ci sono due tipi di rocce, uno che è il rosso ammonitico, che è quello dove ci hanno costruito anche le trincee durante la prima guerra, ma dove è difficilmente pascolabile, perché si intuisce, insomma, se devo metterci una vacca sopra, ma quello che a noi interessa invece è che l'altro, la maiolica, quello che rende queste cose molto morbide, sono povere di sassi, cioè proprio di pietre. In un altro ambiente prealpino, veneto, come il Grappa, voi non avete questa distesa senza sassi, voi non sapete dove girarvi, e l'idea di entrare col trattore a trinciare non vi passa neanche per la testa. Noi siamo poco più a occidente rispetto all'arco alpino e abbiamo questa fortuna, quindi di una morfologia molto più dolce e povera di pietrosità superficiale, che poi ci servirà alla fine per capire le strade. L'altra questione è quella dell'acqua, che in realtà è quella meno problematica, perché ovviamente dovendo allevare, i primi che ci tengono sono gli allevatori, quindi queste vengono mantenute, ristrutturate e garantite, però è chiaro che probabilmente servirà anche farne altre o prevedere altri sistemi di approvvigionamento di acqua, tipo dalle coperture, delle strutture, eccetera, se si vuole andare in una direzione diversa, che pone altri problemi che poi andiamo a vedere. Quindi l'acqua è una delle cose che, se dal punto di vista geologico in qualche modo sono fortunato, dal punto di vista dell'acqua, come tutto l'ambiente carsico dal Garda fino alle Giulie, devo stare attento anche se sono in montagna. Ok, quindi c'è sempre questo compromesso che voi vivete di stare in un posto dove piove, ma l'acqua non c'è, che è un po' caratteristico di tutti quelli che stanno in ambienti carsici. Io vi dico solo due cose, non bisogna imparare i nomi, non è neanche in latino. È stata fatta anche una campagna di analisi della vegetazione, abbiamo fatto 76 rilievi in tutta l'area degli Alti Pascoli. Non sono sufficienti per fare una carta della vegetazione, che è una cosa che non c'è mai stata. C'è qui al parco una cosa che poteva somigliare nel nome, ma in realtà non c'è mai stato fatto un lavoro del genere. Che è quello che consentirebbe di capire dove ci sono i pascoli più buoni e i pascoli meno buoni. Da questa serie di analisi comunque sono stati trovati 5 tipi. I primi 3, guardate la parte di sinistra, pascolo pingue vuol dire fertile, quindi sono quelli più ricchi di nutrienti, ma anche di vegetazione interessante per gli animali, e quindi più appetibili, quindi valore foraggero maggiore. Invece quelli sotto sono quelli più magri. Il brometo è quello che sta in mezzo ai sassi di calcare, proprio la parte più bassa degli Alti Pascoli, quella anche più difficoltosa perché è ancora sassosa, e il nardetto montano è quello che avete sentito, perché magari ci avete unito anche qualche porco, per tutta la serie di prescrizioni che ha, che magari non avete capito perché, vi posso spiegare il motivo di questa operazione, non dipende da noi. La tabella che mette insieme, posso muovere questa cosa che così non disturba chi guarda, la tabella che mette insieme i dati essenziali, qui sono numeri, non sono parole strane, io mi fermo sulle ultime due. Allora, sostanzialmente ci sono i 5 tipi di prima, i 5 tipi di pascoli, quelli a destra sono, i due a destra sono quelli magri, quelli buoni sono i 3 a sinistra. Ci sono una serie di numeri che sono, diciamo così, o il numero di rilievi, o la quota media, dove stanno, la pendenza, e l'altezza del cortico, che fa vedere che quando sono arrivato c'era l'erba anche abbastanza alta, e se l'altezza media è 50 centimetri, generalmente io faccio entrare gli animali quando arriva insomma, dal polpaccio, per capirci. Le ultime due righe sono quelle che ci danno un po' l'idea di che cos'è dal punto di vista naturalistico e dal punto di vista foraggero. Il numero di specie medio è quello che mi dà un po' la sua ricchezza, ok? Dice, va bene, ma cosa mi dice quel numero? Allora, il prato dove parcheggiate la macchina a casa vostra o passate con l'erba ha una decina di specie, ok? Qui siamo dai 25 ai 39. Quelli che hanno più specie sono quelli a destra, quindi il pascolo magro più ricco di specie, quindi diciamo così può avere un valore naturalistico più alto per chi lo tutela, e dall'altra parte meno la parte fertile, perché le specie sono meno. C'è questo legame abbastanza stretto tra meno c'è da mangiare come nutrienti per le piante, più tipi di piante ci sono. Più
più c'è da mangiare, meno ce ne sono. L'estremo è la pianta conosciuta di tutti, anche di notte, che è l'ortica, che è capace di fare distese anche solo lei, quando il carico di nutrienti è alto. La ultima riga invece, che è il valore foraggero, praticamente ogni pianta gli viene assegnato, non da me, ma c'è una bibliografia dietro, un valore che va da meno 1 a 8, meno 1 vuol dire velenoso, 0 che la vacca non lo mangia, è per sotto per i bovini questa scala, 8 buonissima. Abbiamo tutti i valori che vanno dai 3 ai 4, quindi siamo in una situazione bellissima. È coerente, nel senso che quelli a destra più magri hanno un minor valore, ma non è che quelli a sinistra, che dovrebbero essere un po' migliori, lo sono di più. Cioè vuol dire che potenzialmente il suolo è adatto e anche la disponibilità di nutrienti ha un buon foraggio, ma in realtà non si esprime. E adesso vediamo come, cioè il perché. Passo quindi invece alle cose più concrete, che sono i risultati delle interviste fatte a voi nel 2019, l'anno di riferimento in cui è stata fatta tutta questa ricerca, che poi a buon fine. Allora, questi sono alcuni dati generali, vi fanno capire come la specie principale sia quella bovina, tra quelle monticate, il 93% sono bovini, e di questi il 87% è da latte, quindi vuol dire che l'importanza degli alti pascoli è con animali da latte, in particolare bovini. La provenienza degli animali, e questa è una cosa molto interessante per la solidità di questo paesaggio, proviene da aziende che stanno nei comuni degli alti pascoli. Attenzione, non l'ho detto prima, gli alti pascoli sono 6 comuni veronesi, Crespadoro, Vicentino e Avio e Ala Trentini, perché noi abbiamo preso la Lessinia storica senza guardare i confini regionali. Quindi è un paesaggio transregionale. Il fatto che la maggior parte delle aziende sia del posto vuol dire che c'è un legame tra la comunità, in questo caso di allevatori, dei comuni e l'Alta Lessinia. Quindi vuol dire che l'effetto parcheggio di animali dalla bassa è meno risentito, che è un problema invece di molte aree prealpine. L'altra cosa particolare è il periodo di pascolamento, cioè quanti giorni a stagione stanno gli animali sui vostri pascoli mediamente, e siamo a 133 giorni, cioè vuol dire più di 4 mesi, che è, diciamo così, una cosa particolare, però anche, diciamo così, il motivo per cui i pascoli, anche se la gestione, anche nel caso in cui la gestione non sia corretta, si mantengono, perché a un certo punto questi mangiano un po' di tutto. Un'altra foto è su, visto che i bovini sono i principali, quali sono le razze principali? La principale è la Frisona, che come sapete è una razza produttiva ad alta produzione, e questo è una delle cose che io sottolineavo quando andavo in giro, dicevo: no, ma è possibile, perché sui pascoli la Frisona si spacca. Sì, dipende da che tipo di pascoli, perché il fatto che i vostri pascoli siano poveri di pietre rispetto ad altri tipi di situazioni, quindi sono queste situazioni più morbide, e aver allenato anche da giovani gli animali a starci sopra, questo effetto è minore, okay? Rispetto ad altre situazioni dove, se non hai la rendena e la grigia alpina, non vai da nessuna parte. E vedete che ci sono anche razze da carne, come ci dava prima, tipo la Limousin, e quindi c'è una quota degli allevatori che si è orientata verso l'allevamento da carne. Questo è un aspetto che è quello che riguarda l'integrazione alimentare. Voi lo sapete, ma lo spiego per tutti: il foraggio da pascolo non è più sufficiente a soddisfare le esigenze della dieta di un animale altamente produttivo, perché lui ha bisogno dei 15-17 kg di sostanza secca al giorno, i pascoli, anche le situazioni migliori, arrivano a 13. E quindi questa differenza viene compensata attraverso il mangime, cioè un'integrazione alimentare che serve a compensare il fatto che l'erba non è più in grado di soddisfare queste esigenze, perché abbiamo modificato gli animali, non perché in realtà una volta non ci fosse, insomma, un secolo fa non c'erano queste cose. E quindi questa prima immagine va a sondare quante sono le aziende che la utilizzano, quindi è una pratica corretta, questo volevo dire, e viene utilizzata giustamente per gli animali in mungitura prevalentemente, che vedete quasi tutti sostanzialmente, però la questione un po' più ostica è la quantità che gli viene dato, perché la quantità media è di 4,6 kg a capo a giorno, ma ci sono l'escursione va da 0, cioè scusate, da 2 a 10.
Quindi dare 10 kg di mangime vuol dire che io sto sostituendo l'erba con il mio mangime e quindi questo non mi mangia più l'erba. Ed è un tipo di problema. L'altro tipo di problema è che cosa viene restituito. Adesso facendo le cose molto semplici e tornando alle cose che vi insegnavano le scuole medie. C'è l'animale che mangia l'erba, ovviamente per noi è molto vantaggioso perché noi non siamo in grado di digerire l'erba, quindi il ruminante fa una cosa che noi non siamo in grado di fare e da questo animale noi prendiamo i prodotti che sono la carne, il latte, il cuoio, lana e così via, no? Dopodiché lui lascia un rifiuto che sono le deiezioni, che però sono la sostanza primaria con cui l'erba riparte. Quindi se noi avessimo solo animali nell'erba senza altre alimentazioni, il ciclo si chiude, l'animale mangia l'erba, poi lascia le deiezioni che servono a far ricrescere l'erba. Nel momento in cui io porto dentro altri alimenti, perché glieli do io, e li prendo da sotto, le deiezioni contengono più nutrienti di quelli che avrebbe preso dall'erba, perché ci sono anche quelli del concime. Quindi vuol dire che il carico di azoto, in particolare del pascolo, aumenta. E io questa cosa devo, o la compenso con il prelievo, cioè mi faccio mangiare, o vado io a trinciare, o cominciano a cambiare il tipo di flora che ho dentro, perché sostanzialmente c'è più ricchezza di quella che loro tolgono. Quindi questa questione dell'integrazione ha un motivo, diciamo così, zootecnico importante, perché devo garantire la vita dell'animale, però se sforo, mi porto a casa un problema gestionale non da poco, perché le piante poi stanno là, non è che vanno in giro. Sempre dalle interviste, le tecniche di pascolamento. Allora, un'altra caratteristica della lessigna è che si utilizza il pascolamento integrale. Cosa vuol dire? Che gli animali stanno fuori giorno e notte. E questa è una pratica corretta, perché abbiamo a che fare con animali che, come la maggior parte di erbivori, anche selvatici, sono crepuscolari, okay? Quindi si alimentano prevalentemente all'alba, al tramonto e quando fa caldo anche di notte, quindi con le temperature anche di quest'anno, è chiaro che avere gli animali, dare agli animali la possibilità di alimentarsi anche di notte è una buona pratica. L'altra caratteristica, che è un punto critico su cui andiamo a lavorare, è che invece è molto diffuso il pascolamento libero, cioè tutta la superficie della malga viene messa a disposizione degli animali. E questo vuol dire che l'animale che cosa fa? Allora, intanto quando entra, è come se voi entraste sull'orto, insomma, prima cosa che fate è andate a mangiare i pomodori. Poi passate agli altri, poi quando proprio non resta niente, allora state lì che cercate di capire se potete mangiare le foglie di qualche cosa che magari non mangereste mai. E questo è lo stesso effetto, l'animale entra, va a diciamo così, a sondare l'erba e questa operazione però crea anche un grande calpestamento, per cui va in giro a cercarsi l'erba migliore. Quando proprio non ne può più, non ci sono alternative, allora si adatta un po' anche a mangiare il resto. E questo ovviamente ha una ripercussione sia durante la stagione sulla resa dell'animale e sia sul pascolo, perché tutte le piante che non sono male, ma neanche bene, lui le lascia là. Quando io ho fatto questa operazione insieme ai miei colleghi, c'erano degli effetti paesaggistici fantastici. Il Vallon di Malera, che penso che voi conoscete, siamo nella parte orientale dell'Alta Lessinia, era tutto giallo quando sono andato a fare i rilievi, era tra giugno e luglio 2019, perché era pieno di ranuncolo. Ma a me, adesso usare l'esempio sui capelli su di me non è proprio il massimo, però per dire che mi vengono i capelli dritti, nel senso che il ranuncolo non è una pianta appetita allo stato fresco, per cui praticamente io quello che vedevo erano tonnellate di erba inutile, che paesaggisticamente erano belle, ai turisti piaceva un sacco, ma se devo ragionare da allevatore non va bene. Okay. Le altre tecniche che sono le tecniche di pascolo controllato, cioè vuol dire che o c'ho il pastore o faccio io i recinti in modo tale che oriento e faccio utilizzare un pezzo alla volta del mio pascolo, in modo tale che li obbligo a mangiare tutto, poi li sposto e quando li ho spostati vado a tagliare quello che è rimasto, in modo tale da orientare in un certo modo e anche distribuire il carico di nutrienti, senza avere sempre le zone dove vanno a dormire che si stracaricano e quelle invece che non vanno mai che si impoveriscono. Questo è un limite. Uno dice, vabbè, ma allora se questo è sbagliato, perché abbiamo ancora i pascoli in lessigna? Avete i pascoli in lessigna perché avete il pascolamento integrale, cioè gli animali stanno fuori giorno e notte, e stanno per un periodo di 4 mesi in media fuori. Quindi questa cosa compensa la cosa. Però dal punto di vista economico non va bene, adesso ci arrivo. E come vedete, vi dicevo prima, l'attenzione verso le manutenzioni c'è,
sia sulle recensioni che sulle pozze, perché ovviamente c'è il vostro capitale nel pascolo, cioè non è così automatico, è da altre parti, però da voi questa cosa c'è. E sul contenimento dell'infestante lì c'erano diverse tecniche con cui uno può farlo. Il mulching è quando andate a trinciare, non so come lo chiamate, il tarupo, non so come chiamate voi, la macchina che attaccate al trattore che trincia tutto. Trincia tutto, mi sembra giusto. C'erano dei nomi dialettali, allora cercavo un po' di usarli. Vengono fatte queste pratiche, ma non sempre. Vedete che le percentuali non sono altissime. Il numero di intervistati è il riferimento. A questi allevatori, cioè tutti voi, abbiamo chiesto anche che cosa ne pensate nel futuro, cioè che cosa pensate per i prossimi 5 anni, come abbiamo detto. Proprio per soddisfare quella cosa che, a quanto ci avete detto, è piaciuta di qualcuno che viene a dire, ma dice anche che cosa pensiamo noi, come la vediamo noi. A noi questi scenari, chiamati scenari perché poi vengono in una tesi di laurea, sono stati utilizzati per capire cosa potrebbe succedere, guardano, diciamo, degli aspetti proprio legati alla gestione dei pascoli e ai riflessi che potrebbe avere. La prima domanda era questa: quali condizioni sei disponibile a continuare a mungere in malga oppure a farlo se non l'hai mai fatto? E c'è una quota significativa che non è interessato a fare questo, quindi probabilmente dentro abbiamo anche tutta la parte che porta animali però non produttivi. Altri dice non sono interessato a continuare perché sono già stufo, quindi questo è un po' il senso. Vorrei farlo se il prezzo del latte migliorasse, se mi sistemassero gli edifici. Qui abbiamo una realtà fatta di 533 proprietari, abbiamo contato, perché la maggior parte sono privati, questo voi lo conoscete bene, e quindi anche molti della stessa malga, e quindi divisioni, anche compartimentazioni, che vanno bene quando devo pagare l'affitto, però quando vado a chiedergli mi metti a posto la stalla, magari la cosa diventa molto più problematica, per cui posso fare il minimo perché non è casa mia. Che si riallaccia un po' al discorso che dicevamo prima: sì, mettiamo pure le grondaie e raccogliamo l'acqua, ma detto che sia io la persona che posso fare questa operazione, oppure lo farei se avessi delle garanzie di vendita, non trovo la manodopera per fare queste cose. Problemi che già ci sono, che sono usciti. Noi avevamo orientato un po' le risposte per semplificare anche poi l'analisi. L'altra domanda è se sei anche disposto a fare formaggio in malga. E questo è una delle cose che fa un po' pensare che in un paese, in un territorio di alti pascoli, erano soltanto 3 nel 2019 che trasformavano in malga. Nel gruppo di lavoro c'era anche il professor Geremia Jos, che insegna all'Università di Trento, che lui è inorridito quando un po' ha visto questi dati. Perché sostanzialmente il latte migliore uno lo svaluta non trasformandolo nel posto giusto. C'era poi un'altra domanda: quali condizioni? Voi vedete sempre, sì, casomai. Se non vedete, chiudiamo il balcone che adesso è arrivato il sole. No, ma è proprio un problema. Adesso non siamo piuttosto che girare il sole. Sei disposto anche a fare attività agrituristica? La maggior parte no. E questo è un altro aspetto, diciamo così. Cioè, mentre nella visione, diciamo così, più moderna, dove la malga è una realtà multifunzionale che fa molte cose, il fatto che almeno il 60% non sia interessato a fare questo significa che si concentra sull'erba, ma non guarda ad altri servizi che potrebbe dare, per una serie di motivi, di cui probabilmente uno dei principali è legato anche al fatto che non è lui il proprietario della struttura. Non abbiamo cambiato molto. Almeno abbiamo risparmiato energia. No, risparmiato energia è una cosa, ma nel senso che si può invertire, si può aprire di là. Intende continuare nei prossimi 5 anni a monticare? Sì. Questa è la cosa che a noi ha cominciato a far riflettere. Cioè, vuol dire che tu vuoi continuare a monticare a queste condizioni. Cioè, che non ti interessa trasformare, che non ti interessa attività agrituristica, che sei disponibile a magari a vendere il latte a un prezzo più basso perché ti carica per te il costo del trasporto,
E noi invece eravamo preoccupati, ma per una sostenibilità economica, non per una sostenibilità ambientale. Quindi, devo guardare, come faccio a far guardare tutti loro? Anche il titolo sopra. Si può abbassare? Scegliere che, diciamo, che devono guardare anche la barra, purtroppo bisogna sempre tenerla. Vabbè, la mettiamo sotto, sì, non dovrei avere cose più basse. Allora, quindi, i punti di forza del vostro territorio pascolivo sono quello che vi dicevo della morfologia favorevole, che consentirebbe in molti casi anche un passaggio al prato, nel caso in cui il pascolo non sia possibile. Bisogna ragionare un attimo sulla meccanizzazione, però il fatto di avere una bassa pietrosità e di un ambiente già aperto non esclude questa possibilità. L'altra questione che è diventata un'abitudine, per cui si pensa che possano essere anche in futuro, è la questione del pascolo integrale sul lungo periodo, quello che dicevo prima, per cui c'è l'abitudine a delegare al pascolo un sostegno foraggero per una buona quota, almeno per un terzo dell'attività aziendale. Se io gli faccio mangiare erba, se io li porto sul mangime, cambia meno. Perché se c'è una cosa non c'è l'altra, sono sempre io. Questa cosa che la tecnologia ci ha migliorato, avrei delle riserve. Facciamo con la lavagna, poi ci capiamo di più. Ma adesso ci arrivo. Non gli piace più. Si vede che va a tempo. Era proprio le buone pratiche per loro. No, ma adesso scorriamo giù così. Ok, allora possiamo andare indietro. Dove ero arrivato? Qui. Sì. Va bene, i punti di forza li abbiamo visti. I punti di debolezza. Immaginiamo di averlo letto. Sono. Uno, che c'è questa prevalenza di bovini da latte, che non è che è sbagliato, ma che ci sono delle particolarità del vostro territorio, tipo la pecora brogna, che sarebbe una razza autoctona del Veneto, una delle quattro, è adatta alla carne, stanno partendo anche delle esperienze per lavorare la lana, che è una sfida molto grande, cioè, ovviamente non vuol dire fare concorrenza alla Nuova Zelanda, ma far ripartire nel territorio certe situazioni. Mi rendo conto che chi fa latte non è che è abituato a fare pecore, sì, a lavorare con le vacche, scusatemi, a lavorare con le pecore, per cui non è che uno fa così, cambia interruttore e passa dall'altra parte, però per dire che c'è questo potenziale che esiste, per fortuna c'è ancora la razza, c'è ancora gli allevatori, ma è poco sfruttato. L'altra questione è quella che vi dicevo prima della forte integrazione alimentare. Vi ho spiegato qual è il problema, nel senso che arrivano delle deiezioni sovraccariche rispetto a quello che l'erba può dare, e quindi il cotico inizia a cambiare. E l'altra cosa, che è l'ultima, che non essendoci delle prospettive o degli scenari alternativi, questo tipo di approccio è poco resiliente, che è la critica che facciamo noi tecnici al mondo agricolo, cioè vi chiediamo: ma siete sicuri di essere imprenditori agricoli o siete solo dipendenti agricoli? Perché l'imprenditore fa delle scelte e, se è abituato a fare delle scelte, anche nei momenti di crisi è capace di girare la macchina e andare in una direzione leggermente diversa. Se invece rientra dentro la routine e dice sì, andrà sempre così, è molto più difficile che faccia questa operazione. E questo è un momento pericoloso. Perché? Perché una volta si pensava che l'unico problema che poteva esserci, non calcolabile né nella misura né nella forza, era il terremoto. Poi gli hanno detto: guarda, tempo di ritorno in genere sono 50 anni. Ogni 50 anni mi va anche bene. Poi invece negli ultimi anni abbiamo avuto la vaia, la pandemia, e adesso c'è la crisi, uno dietro l'altro, in tempi molto molto più stretti. E questo vuol dire che bisogna essere veloci e imparare a muoversi in tempo, perché i cambiamenti sono molto più rapidi di quello che noi avevamo pensato, compreso le navi che stanno
davanti a Ravenna a aspettare, perché più aspettano più sale il prezzo del mais che vi devono scaricare. E questa è una ricaduta non da poco dal punto di vista economico. La nostra critica, quindi, che è sempre costruttivo, tutto il libro, chi l'ha letto, insomma, lo guarda, vede che l'approccio è quello di migliorare le cose, non è quello di fare sentenze che non hanno nessun senso, anche perché il primo che perderebbe sarebbe proprio la mia categoria che resta a casa. Qui non abbiamo nessun interesse a distruggere, ma abbiamo interesse di costruire in una direzione diversa, e in questa direzione abbiamo bisogno dell'approccio imprenditoriale, okay? Cioè di dire va bene, dimmi cosa devo fare, facciamo le scelte, cambiamo in tempo perché è difficile. Perché siamo abbastanza incisivi su questo, in questo tipo di argomenti? Perché si preferisce non utilizzare correttamente il pascolo che si paga a prezzo fisso l'anno, un tanto all'anno, e riservare energie sul mais che pagate un tanto al chilo. Non è la stessa cosa. Perché l'erba sta lì ferma e io una volta che ho definito il contratto per i miei 5, 6, un anno, a seconda di quello che trovate, quello è. Invece il prezzo delle materie prime e anche di conseguenza dei concentrati varia in modo molto diverso, con delle ripercussioni economiche molto serie. Volevo dirvi che siccome il tema è quello che se io perdo il pascolo mi arriva al bosco, il fatto che arrivi il bosco vuol dire che io perdo tre cose diverse. Per voi la risorsa foraggera è quindi sostanzialmente una soluzione che vi dovrebbe abbassare i costi se vi concentrate sul pascolo. Ma anche per gli altri filoni non cambia. La questione degli habitat, la Comunità Europea ha prodotto questa direttiva Habitat nel 92, siamo a 30 anni, che ha cambiato la visione. Siamo passati da protezione della natura, facciamo i parchi, a gestione del territorio, perché si era capito che fare parchi e non averli connessi tra di loro, cioè avere delle aree tutelate però staccate una da loro, porta alla morte di quello che c'è dentro, perché bisogna creare una connessione, anche problemi di deriva genetica. Questa cosa l'ha detta la scienza, la Comunità Europea l'ha recepita nel 92 con questa direttiva Habitat, che dice che gli habitat vanno conservati in uno stato soddisfacente, ma tutti gli habitat. Quindi vuol dire che l'abbandono non è una tecnica di gestione. Questa è una delle cose che noi col mondo dei naturalisti battiamo abbastanza spesso, che dicono no, perché l'agricoltura inquina, biogas, tutte queste cose qua, e va bene, voi dovete garantire che rimangano. Cioè andate voi a mano con le forbicine e ve le tagliate, perché la Comunità Europea ha questo più. Anche sui nardetti, che è uno degli habitat prioritari, che non abbiamo deciso noi, l'hanno deciso in Comunità Europea, perché ce ne sono pochi fuori, e noi non siamo capaci di dibattere in queste occasioni come per le mughete, perché mandiamo su qualcuno che non capisce niente e dice sì, sì, e noi ci troviamo le mughete, che ne abbiamo disastri, i nardetti, che da noi un po' meno perché siamo in situazioni calcaree, ma da altre parti non mancano, perché queste persone non sanno dialogare e riconoscere quello che invece veramente lo è. Cioè il brometo è molto più ricco dal punto di vista naturalistico di questo tipo di ambiente. Ma l'altra parte, che è l'ultimo passo, è quello del turismo. Cioè nel momento in cui San Giorgio non funziona più per lo sci, perché non c'è la neve, e tutta quanta la bassa veronese, che stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, sale perché vuole stare sopra, sale perché vuole stare in questo ambiente. Quindi una delle differenze principali rispetto al libro precedente è che non c'è più la questione, di scontro tra i naturalisti che vogliono il parco, i turisti che vogliono andare a sciare e i malgari che vogliono pascolare, perché la barca è la stessa, è diventata la stessa. E questa questione che il bosco torna tranquillamente, come è stato dopo le glaciazioni, se non si fa niente, riguarda tutti e tre, e la ripercussione economica è su tutti e tre, nel caso naturalistico anche legale, perché questa cosa va garantita. Vado verso la fine, raccontandovi quindi di conseguenza quali sono le buone pratiche, che sono un po' pratiche che dipendono da voi, un po' strumenti in vostro aiuto. Le pratiche che dipendono da voi, la prima è ovviamente quella della modalità di pascolamento, cioè devo fare in modo che l'erba venga utilizzata al meglio per ridurre la quota di concentrato e per ottimizzare e migliorare la qualità del mio foraggio nel pascolo. Il piano di pascolamento è lo strumento che dice come organizzare la malga, dividerla a pezzi e quanto tempo metterci gli animali, quanti animali, nel vostro caso, per garantire questa operazione. Non l'ho scritto a caso.
perché i colleghi friulani che stanno anche loro, come quelli veneti, seguendo la nuova redazione del PSR che sarà nazionale, che non finisce più e che mi avete le scatole voi come me, dice attenzione che da Roma ci hanno imposto i piani di pascolamento nella misura per il mantenimento dei pascoli, la 10.5 qualcosa adesso, in futuro. Per cui questo è un tema che sarebbe bene cominciare a imparare per tempo. E l'altra questione era quella dell'autonomia foraggera. Ovviamente la vostra azienda sta tanto meglio in piedi quanto meno deve comprare da altre parti. Cioè, c'è sempre questa famosa cosa che si impara all'elementare, che l'utile è il ricavo meno i costi, ma tutti puntano a aumentare i ricavi senza pensare che si può anche ridurre i costi. Avere a disposizione terra per pascolare o per fare fienagione è una risorsa. Una delle cose che si può fare è cominciare a ragionare sulla fienagione a due tempi, cioè quello che vuol dire che fate il foraggio in tempi più brevi perché lo finite di asciugare a casa. Ovviamente queste soluzioni dipendono anche dalle dimensioni aziendali, però molte di queste strade e molte delle aziende che fanno questo, anche come sono in realtà locali, perché impianti di essiccazione c'è una ditta di Padova che li fa e che utilizza sempre il sole, però in qualche modo integra con i pannelli solari l'energia che serve per far funzionare questo tipo di sistemi. Ci sono diverse soluzioni, non si può tirare una riga e dire che va bene per tutti, però è chiaro che è un modo per essere meno dipendenti dal tempo, quindi non devo aspettare questi famosi 5 giorni di sole a giugno, che non è facile, per fare foraggio, ma posso farlo quindi anche prima, quindi posso aumentare il numero di tagli e portare a casa fino a di qualità migliore, quindi vuol dire diminuire il fabbisogno proteico per la mia azione. L'altro passaggio sarebbe quello di, che era quello che dicevo che il professor Josh si lamentava, che il latte migliore lo svendiamo, perché ci costa di più, perché c'è il trasporto per andarlo a prendere e portare giù. Ma anche nel caso della carne, nel caso di altri prodotti, l'utilizzo del paesaggio, di questo riconoscimento che è stato dato, è una chiave per aumentare il valore aggiunto e quindi in qualche modo farvi pagare il servizio ecosistemico che mantenete questo paesaggio. La logica è un po' questa. Io ho delle difficoltà, mi costa di più, va bene, io rincaro, e in questo rincaro c'è il costo che ci ho messo o quello che un po' ci ho perso per mantenere il paesaggio, però glielo devo spiegare a un turista. Il fatto che ci sia già riconoscimento dei paesaggi storici rurali è un aiuto in questa direzione, però l'idea dei marchi, l'idea del riconoscimento attraverso brand di altro tipo è proprio questo qui, farmi pagare, non dipendere solo dalla comunità, quindi dallo Stato, ma anche dal turista, il lavoro che io faccio per mantenere questo paesaggio di cui lui ne beneficia. Passiamo alla questione invece che cosa possono fare gli altri per voi. Allora io vi informo che il parco è stato chiamato, come altri enti della Regione Veneto, a esprimere delle osservazioni sulle misure agroambientali in vista del nuovo piano, della nuova programmazione 2023-2027. Abbiamo fatto arrivare alcuni di questi messaggi, cioè nel senso che è inutile che in Messina chiedete di tagliare il prato lasciando 10% perché altrimenti non arriva il bosco, perché non abbiamo problemi di bosco. Allora, tutte queste serie di cose, l'amore per la verla piccola, tutte queste che ci sono già comunque perché di ginepro non manca, le abbiamo scritte, le abbiamo mandate, adesso non sappiamo se le leggono bene, se voi conoscete tirate la giacchetta, insomma, l'idea è di differenziare le misure per la pianura, dove immagino che a Rovigo sia un problema trovare degli alberi, non nostro, quindi differenziare dalla pianura alla montagna e andare in una direzione che sia congrua a quello che anche noi abbiamo trovato e che anche voi ci avete detto. Quindi favorire l'utilizzo delle superfici foraggere, premiare chi fa una tecnica di pascolamento corretta e contenere la flora indesiderata, che una volta erano le ortiche, quelle cose lì, adesso abbiamo anche il problema delle piante invasive. Con i cambiamenti climatici questi qui aumenteranno, per cui questo ruolo, che ovviamente è il primo che lo può fare e chi ha in gestione i terreni, va riconosciuto. Ci stanno già lavorando su questo perché la comunità botanica è preoccupata per queste cose, anche perché molte sono specie allergeniche, quindi hanno anche dei riflessi sulla salute e così via.
gli investimenti devono essere qualcosa che mi serve. Okay. Sì, quindi qui vi ho fatto alcuni esempi di dotazioni strumentali, ci sono le recinzioni elettriche, ci sono i carri di mungitura mobile che per voi sarebbero soluzioni abbastanza semplici perché gli animali sono già abituati al pascolamento integrale, quindi stanno già fuori tutto il tempo. Vuol dire, la logica è che io vado a prendere il latte degli animali, noi gli animali vengono da me a darmi, e quindi li tengo sempre sui lotti, e dove c'è la viabilità questa cosa è più facile. Vi farò due esempi di cose già esistenti, sono degli adattamenti, si chiamano carri di mungitura, anche nella versione autonoma, nel senso che hanno loro il generatore, e garantiscono questo tipo di pratica. Non è una cosa nuova, insomma, quello a destra è un esempio integrativo alle vostre pozze d'alpeggio, cioè possiamo dire di mettere degli abbeveratoi mobili per proprio garantire che in ogni lotto ci sia la possibilità di mungere, ma anche l'acqua per gli animali, perché non è detto che riesco sempre a servirlo con le pozze che ci sono. Quindi la questione delle riserve idriche, degli adeguamenti strutturali, chiaro che qui non andremo a disfare tutto perché c'è anche la parte tipica, che è uno dei valori del vostro territorio, cioè avere una sala di mungitura con le volte come essere in chiesa, non è che si trova da tante parti. Però dall'altra parte trovare delle soluzioni ci sono, insomma, delle soluzioni anche esterne per il recupero dell'acqua che possono essere mascherate, e molte di queste cose si fanno già nei rifugi alpini, ci sono già delle soluzioni, insomma, che si possono adattare anche per le vostre realtà. E l'ultimo passaggio è quello delle azioni formative, cioè voi nella programmazione che è ancora in atto, non so se l'avete sentito, ma c'era anche questa misura di coaching, cioè dove praticamente voi potete chiedere il tecnico che vi segue solo voi, quindi la formazione 1-1 si chiamava, era nella misura 1. Lascio a voi, non mi ricordo più, ed è un modo per dire io prendo un tecnico che mi segue solo me e segue il mio caso, è pagato dalla comunità, cioè come gli altri finanziamenti di PSR, e mi adatta queste pratiche al mio caso, ovviamente diverso dagli altri. Ma l'altra idea che è uscita dal piano e stiamo cercando di spingere è proprio quella di fare dei progetti pilota, cioè avere alcuni di voi disponibili a dire proviamo a fare questa operazione del pascolo turnato nella mia malga e misuriamo che cosa succede come quantità di latte, come salute degli animali e cosa succede al pascolo come tipo di erba. Perché solo in questo modo, cioè quando la cosa comincia da voi, che poi riusciamo a cambiare direzione e renderla più sostenibile. Se no vado a casa e dico bravo e torno come prima. Quindi io sono a disposizione come tutta la mia categoria, diciamo, ma il senso è quello che si riprenda una pratica più sostenibile, soprattutto dal punto di vista economico, dove quella ambientale è collegata. E questo è il motivo con cui ho aperto e anche con cui vi chiudo, nel senso facciamo in modo che si diffonda. A voi per leggerlo e quindi trovare queste cose che io vi ho raccontato, anche con bellissime immagini per cui potete sfogliare anche di sera sul divano. Il CD-ROM, sì, il DVD è quello col libro precedente che vi racconta altre cose interessanti. Quindi insomma non siamo riusciti con la pandemia a fare cose di questo tipo, ma adesso probabilmente riprenderemo a raccontarvele, però almeno le abbiamo scritte per non perderle. Con questo ho chiuso, vi ringrazio.